Innanzitutto, la mia prima domanda sarebbe: come è nata la storica trasmissione Mediamente e quali erano, diciamo, le logiche che ci stavano dietro? È stata una felice intuizione di quello che era allora il vice direttore, poi è diventato il direttore di quella che si chiamava Videosapere, che poi è diventata Rai Education, ovvero Renato Parascandalo, il quale verso il 94, inizio 95, ha, come dire, così, ha visto in mezzo alla nebbia di allora, perché insomma era molto anticipata rispetto ai tempi, ha visto questa ipotesi di trasformazione dei mezzi di comunicazione. Abbiamo cominciato a lavorarci sopra. La sua grande intuizione, secondo me, è stata che invece di prendere a fare gli autori o comunque a collaborare degli smanettoni, cioè delle persone che sapessero molto bene la tecnologia, invece prese delle persone che conoscevano bene la tecnologia ma venivano da filosofia. Quindi il programma è stato impostato non tanto sulla tecnologia di per sé, quanto sulla ricaduta della tecnologia sulle persone, sulle aziende, sulla società in generale. E questo è stato un po', come dire, il nostro spirito, quello che ci ha portato avanti per i 7 anni che siamo stati in onda. Io a questo ho aggiunto il fatto che venivo, come dire, in maniera abbastanza inconsapevole messo al centro di una cosa che si stava trasformando. E quindi invece di avere l'atteggiamento di colui che insegnava, cioè un po' professorale, come a volte si può avere, o si rischia di avere, invece ho avuto l'atteggiamento del curioso in mezzo a una situazione tutta da scoprire. E questo, secondo me, ci ha fatto identificare sia con quelli abbastanza evoluti, perché poi il nostro livello di comunicazione, di informazione era abbastanza alto e completo, sia con coloro che non ne sapevano molto, perché ci mettevamo dalla parte di coloro che dovevano ancora capire tutto. Siamo andati avanti per 7 anni in vari orari, Rai 3, Rai 1, di notte, all'ora di pranzo, di mattina presto. Insomma, abbiamo fatto veramente, come dire, una sorta di grande trasferta attraverso i vari palinsesti. L'ultima stagione, che ricordo con grande affetto, è stata forse la migliore. Avevamo 3 uscite in prima serata, scusate, in terza serata su Rai 3, terza serata che poi diventava un po' dopo mezzanotte. E a volte anche mezzanotte e mezza, una meno un quarto, però erano 50 minuti in totale libertà. Abbiamo fatto quello che ci pareva. Abbiamo portato dentro Stefano Disegni, un vignettista che, come dire, raccontava anche la tecnologia un po' scherzando, un po' umoristicamente. Ormai si poteva fare, la tecnologia la conoscevano tutti. I cellulari, che nel 95 erano una cosa per ancora relativamente pochi, internet, che nel 95 era una cosa per pochissimi, erano diventati abbastanza d'uso comune, quindi ci si poteva scherzare solo. In più a tutto questo abbiamo avuto un sacco di ospiti, e credo che il senso di quest'ultima edizione, ma dell'edizione in generale, sia stato quello di fare servizio pubblico. Cioè eravamo una trasmissione di servizio pubblico, come secondo me la Rai dovrebbe essere. Eravamo una televisione che raccontava una importantissima, anzi direi fondamentale, evoluzione del mondo della comunicazione, ma poi dei comportamenti, quindi degli stili di vita, quindi delle economie, della formazione e quant'altro, di tutto il mondo, naturalmente prima di alcuni paesi, ma che poi lentamente sarebbe diventato di tutto il mondo, e lo facevamo a un costo molto basso e con una competenza, credo, piuttosto alta, fra l'altro lasciando anche un sito che è www.mediamento.rai.it, che da qualche parte è ancora frizzato, ma che si può ancora andare a cercare, dove ci sono un sacco, ma veramente un sacco di materiali molto interessanti che documentano molto bene quella fase storica, che è stata la prima fase storica. Ecco, credo che siamo stati un ottimo documentario in senso lato di quello che è stata l'evoluzione del web dal 95 al 2002. Magnifico, infatti mi sembra di non sbagliare se dico che gran parte di quel materiale erano anche 500 interviste, giusto? Certo, c'era anche questo, c'erano le interviste, c'erano tutta una serie di materiali che, come dire, allora noi non ci rendevamo neanche bene conto quello che succedesse. Dico solo che all'inizio sembrava molto più interessante come sviluppi potenziali l'idea del CD-ROM che conteneva dentro di sé. Mi ricordo la prima puntata, entrai con un dischetto in mano con la pila dell'Enciclopedia Britannica alta 2 metri di fianco. Ecco, tutto questo sta in questo. In quei tempi lì sembrava che fossero molto promettenti quelli che chiamavamo i nuovi media, ma i nuovi media tangibili. Dopo qualche mese si è capito che la rete aveva una potenzialità enorme, ma questa potenzialità ci sono voluti anni per svilupparla, nel senso che all'inizio era tutto molto molto primitivo, le connessioni erano lentissime e le pagine che si trovavano in rete erano oggettivamente molto scarne
molto molto lontane da quello che si può trovare adesso. Lentamente però si è capito, verso 97-98 la cosa, come dire, è andata a regime, ha vinto l'inerzia iniziale, ha cominciato a produrre materiale, e lì si è capito che eravamo di fronte non alla trasformazione dei mezzi di comunicazione, ma alla trasformazione del mondo come lo conoscevamo. L'altra domanda che mi interessava fare era fondamentalmente questa. Nel corso degli anni ci sono... Mio trofeo. Meraviglioso. Io sono un giocatore di basket. Dimmi. Nel corso degli anni sono cambiate moltissime cose, anche e soprattutto nel panorama tecnologico e per quel che riguarda internet in Italia. Quindi sono rimasta un po' stupita quando quest'anno... Il ministro Severino ha affermato proprio durante i giorni del Festival del giornalismo di Perugia che ci vorrebbe più regolamentazione, più regole, più controlli, specialmente sui blog. Che cosa ne pensi di queste dichiarazioni, di questa impostazione di pensiero? Ma è difficile rispondere perché, insomma, caso per caso forse sarebbe più facile, come dire, esaminare quello che è il pensiero del ministro, che peraltro non avevo letto, quindi non so se poi era una dichiarazione secca, se era una dichiarazione motivata, ampliata, eccetera. Ma in linea di massima, guarda, il web di per sé, come tutte le situazioni, come dire, nate libere, cresciute libere, non ha molto bisogno di regole, ma di qualche regola sicuramente sì. Se le regole sono quelle di cui ho sentito parlare negli ultimi mesi, cioè del fatto che il blogger venisse equiparato alla testata giornalistica e che quindi dovesse rendersi responsabile di tutta una serie di provvedimenti nel caso che dicesse delle cose, come dire, giuridicamente non accettabili, mi sembra eccessivo, perché mi sembra naturalmente limitare la possibilità, che è poi la grande possibilità di internet, che chiunque metta su qualcosa di comunicazione a titolo personale. Ritengo che come dire, ci sia comunque un codice penale, e se una persona, come dire, infrange un codice penale, qualunque esso sia, se per un fatto di, come dire, di insulti piuttosto che di accuse, piuttosto che di calunnie, piuttosto che venga giudicata da quello. Cioè, non credo che, credo che il codice, come dire, sia abbastanza completo e come dire, sperimentato per poter valere anche nel caso di internet. Ma per quanto riguarda, insomma, la libertà della rete, direi che va lasciata. Direi che evidentemente. Adesso non so, perché il ministro Severino mi sembra anche una persona piuttosto intelligente e ha fatto anche delle cose giuste, quindi se arrivasse da altri pulpiti, la predica la prenderei forse in un'altra maniera. Credo che nei confronti di internet ci sia naturalmente una voglia di tenerlo sotto controllo, perché è uno strumento di libertà. In questa società contemporanea gli strumenti di libertà sono naturalmente considerati pericolosi da coloro che invece vogliono mantenere gli status quo. Detto questo, forse bisogna parlare caso per caso delle varie situazioni. Chiarissimo. Proseguo con un paio di domande arrivate dai nostri lettori, in particolare da Matteo Castellani. La prima è: c'è spazio nella TV di oggi per programmi di divulgazione tecnologica? Caro Matteo, direi di no, in linea di massima, perché se uno guarda i palinsesti delle varie televisioni c'è poco o niente in materia. Diciamo che alle ultime, per quanto mi riguarda, mi sembra che c'era ancora Reporter su Sky. Credo che abbiano chiuso Neapolis, che comunque, che era il TG3 della Campania, e comunque un po' di informazione scientifica la faceva, e credo che non ci sia altro. Io posso dirti anche da parte mia che ho provato anche a riparlare con la RAI per fare un programma del genere, ma non c'è molta attenzione nei confronti dell'informazione scientifica, che poi in realtà non è informazione scientifica, perché se vuoi in un certo senso quella la coprono già i programmi come Quark, i programmi degli Angela, padre e figlio, coprono un po' di quel tema lì. Il nostro, se parliamo di internet e quindi di tutte le forme di comunicazione, di nuovi media, di socialità elettronica, chiamalo come vuoi, sono un po' diverse, non la riferirei tanto al termine scienza quanto piuttosto al termine costume, cioè un termine più legato alla vita quotidiana, più legato alle nostre abitudini, alle nostre potenzialità e alle nostre possibilità realizzate. Quindi direi che no, non c'è nulla in onda,
praticamente nulla, non c'è molto interesse per questo genere di trasmissioni. Quando dico che non c'è nulla in onda, poi sicuramente dimentico qualcosa sui canali satellitari, cioè, non so, per esempio 3, che è la telefonica che ha un canale, ha un programmino di informazione scientifica e anche altri ne hanno. Parliamo di prodotti che siano un po' più di massa, insomma, che arrivino a più persone. Quindi purtroppo no, ed è un segnale del fatto che la gente, che i dirigenti pensano che la gente non è interessata al futuro e quindi continuano a proporre cose del passato o del presente stretto. Manca un po' la visione, manca la visione, come è mancata del resto ai nostri politici che per 15 anni non hanno capito di che si stesse parlando e quindi non hanno, come dire, contribuito, aiutato, facilitato e agevolato, insomma, una diffusione vera dell'uso di internet in Italia, della banda larga e di quant'altro. Cioè, proprio mancata la visione. Quando manca la visione del futuro, tu parli del presente, fingendo, spacciandolo per futuro prossimo. Ma manca in realtà la visione di quello che sarà fra 5 anni, fra 10 anni. Questo è un problema di questo genere di programmi in televisione, ma direi più in generale, forse è proprio un problema dell'Italia in quanto nazione, in quanto gruppo di 60 milioni di persone. Sì, tra l'altro un'altra tematica molto in voga, diciamo, in questi ultimi mesi è lo scontro, l'incontro-scontro, diciamo, dei politici da una parte insieme alle aziende con quelli che sono i social media e un pubblico che diventa sempre più esigente, più non vorrei dire aggressivo quanto coerente in effetti con le richieste che fa. E è stata evidenziata, diciamo, in più occasioni la non adeguatezza dell'approccio che hanno, diciamo, queste vecchie figure, questi vecchi modi di approcciarsi effettivamente ai propri clienti, ai propri lettori da una parte, con degli strumenti completamente nuovi. Che cosa ne pensi? Come pensi che evolverà questa situazione? Penso che siamo in mezzo a un guado. Noi italiani siamo quasi sempre in mezzo a un guado, anzi, credo che ormai siamo organizzati per avere degli stivaloni ascellari, direbbe Fantozzi. Credo che stiamo evidentemente in una fase di passaggio in cui l'irruzione di un nuovo sistema di comunicazione, ma anche poi di conseguenza un sistema di disintermediazione, quindi un sistema di collegamento diretto fra l'azienda, il consumatore, fra il produttore e colui che lo critica. Fra i giornalisti e i giornalisti invece, come dire, elettronici, quindi come dire, che si muovono dal basso con la telecamerina, cioè tutto un mondo di cui si conosceva, come dire, le abitudini, si conoscevano pregi e difetti, è un nuovo mondo di cui si intravedono le potenzialità, ma che è ancora in buona parte da esprimere. Credo che lo scontro fra questi due sistemi sia inevitabile e quindi un vecchio modo di fare si trova a disagio con un nuovo modo di fare. Un nuovo modo di fare a sua volta però ritiene quello vecchio una cosa da Jurassic Park e che non dovrebbe più esistere. Credo che lentamente ci sarà un adeguamento. Mi sembra che le aziende lentamente hanno cominciato a capire, ci sono molte aziende che si muovono bene sul web, che sanno devono rispettare certe cose, però vedi ancora adesso in America ogni tanto, come dire, l'azienda viene presa con le mani nella marmellata, parte la rivolta del web, cioè in America, dove queste cose dovrebbero essere, come dire, un po' più digerite, accettate, metabolizzate e anche, come dire, lavorate rispetto a noi. Quindi, voglio dire, il tempo di passaggio è lento. Penso che sia un'occasione straordinaria. Perché abbiamo vissuto troppi anni con troppe coperture. Io credo che quello che può portare il web in questo caso specifico di cui stiamo parlando, sicuramente è una trasparenza e quindi una trasparenza, una maggiore democrazia, se vogliamo, di rapporti, adesso non necessariamente politica, proprio di gestione delle aziende e di gestione delle relazioni con i consumatori, clienti e la gente in generale. Che sia profondamente diversa. È una delle grandi trasformazioni positive, direi forse per certi versi è una delle più importanti, perché insomma noi abbiamo vissuto veramente, non lo so, qui poi il discorso si apre su altri livelli, ma insomma io credo che noi siamo in una società che è estremamente manipolata,
coperta dai gruppi di potere in generale, che siano economici, finanziari, politici, eccetera. Allora, tutto quello che può smontare questo meccanismo, che è un meccanismo che ci portiamo dietro da decine di anni, ma forse da centinaia d'anni, tutto quello che può aiutare a smontare questo meccanismo, che può rendere le cose più trasparenti, più veritiere, anche se poi la verità ha sempre almeno sette facce, come dice Rashomon, sia comunque un fattore positivo. Quindi, voglio dire, il rapporto aziendale è una frazione di questo discorso molto più ampio, che oggettivamente bisogna riconoscere che sta evolvendosi, che sta succedendo, no? Cioè non è un processo fermo, è un processo molto dinamico, perché c'è molta gente che spinge per un processo del genere, e sono assolutamente dalla loro parte.